Situazione pesante a Nocera Inferiore, dove accedere è stato l'argine del fiume in pieno centro cittadino. Nella tarda mattinata la furia dell'acqua si è portata via una parte dell'argine in via Pucci, determinando la preoccupazione dei tecnici comunali e della protezione civile. In via Pucci squadre di tecnici hanno subito presidiato la zona, chiudendo la strada, e con l'ausilio dei mezzi escavatori del Genio Civile hanno proceduto per tutto il pomeriggio a rinforzare l'argine, ipotizzando il posizionamento di massi in cemento armato per bloccare la tracimazione dell'acqua. Si è proceduto a sbancare l'area per posizionare la fila di massi, strada chiusa e traffico deviato su via Castaldo. Scuole chiuse anche domani su ordinanza del sindaco Paolo De Maio, rimasto sul posto a sincerarsi che la situazione fosse in sicurezza. Disposta anche la chiusura, oltre che delle scuole, anche dei parchi gioco, del cimitero comunale, dei sottopassi per la giornata di domani, mercoledì 23 novembre, alla luce dei danni, si legge nella nota, già provocati ad oggi dalle abbondanti precipitazioni, e al fine di consentire all'ufficio tecnico comunale un'accurata valutazione di ulteriori pericoli. E ci abbiamo affidato i lavori con il Genio Civile e Consorzio per far sì per la messa in sicurezza dell'argine che ha ceduto. Sono stati rimossi detriti e insomma quant'altro era rimasto, il palo dell'illuminazione, la vegetazione che erano a bordi del marciapiede che è ceduto, e ora stanno installando dei massi in cemento armato proprio per evitare che il fiume possa ancora di più danneggiare gli argini. È un lavoro che purtroppo non è facile eseguire in queste ore notturne, speriamo di metterlo in sicurezza quanto prima, sicuramente sarà una piaga che porterà comunque vari risvolti anche nei prossimi giorni. Abbiamo deciso di sospendere gli istituti scolastici dalle lezioni proprio per fare in modo di fare una verifica domani di tutti i danni anche presso i pressi, e soprattutto evitare altri disagi viari, e chiaramente il divieto al transito in via Pucci sta provocando. Era verso Pagani, no, c'è stato un cambio di marcia, è stata preclusa via Pucci, è stata invertita via Rea, via Rea è stata resa al senso unico di marcia, via Bosco Lucarelli è stata invertita ed è stata invertita via Castaldo fino a via Marconi. Sì, io parlavo del ponte che abbiamo già adottato in sede di lavori del completamento della rete fognaria. Sindaco, giusto una parola per i cittadini di via Sarza dei Corvi, che ancora una volta purtroppo lì stiamo pagando ancora difficoltà, ma così come anche nell'area del comune di Pagani, perché tutta via Mannara, che via Zaccagnolo, tutta quell'area risulta allagata, insomma è tutto un po' il bacino che sta subendo difficoltà, ma con queste piogge, alla luce dei fatti che sono accaduti anche nei giorni scorsi in città della provincia di Salerno, voglio dire, ormai al di là delle difficoltà che può avere un territorio come il nostro, ormai sono difficoltà comuni a tutti gli enti, quindi noi chiaramente ora siamo concentrati alla messa in sicurezza, poi dovremo lavorare a un proseguo dei lavori, perché il cedimento degli argini di via Pucci non era mai capitato, e comunque è una situazione straordinaria che ci obbliga a una ancora con più attenzione, una sollecitazione del Genio Civile e degli organi preposti a essere più presenti, a lavorare, a fare anche una verifica più attenta degli argini e degli alberi. Sindaco, per un futuro che cosa c'è, l'amministrazione che cosa farà per la zona di via Sarza, diciamo, quella zona che da anni, se ricordo bene, c'è un intervento col PNRR, giusto? Noi abbiamo candidato il ponte di via Fratelli Buscetti, Buscetto
alla messa in sicurezza con quello del termine del 15 settembre. Quindi, purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposte a differenza di altre candidature. Speriamo di ottenerla più presto, perché è un ponte che va, un'arteria importante che comunque consente il collegamento con una parte della città e che comunque di cui beneficia tanti cittadini. Stiamo lavorando e voglio dire, attendiamo ancora un po'. Chiaramente abbiamo anche delle soluzioni alternative, ma qualora dovesse andare male la candidatura, però voglio dire, siamo fiduciosi e aspettiamo per poter eseguire i lavori.